11 anni sono passati dal primo Marvel, sono passati proprio 11 anni dalla prima saga che Marvel ha fatto uscire sui grandi schermi. Il primo è stato Iron Man, primo della saga, se non sbaglio, Iron Man, film fenomenale e anche uno dei miei personaggi preferiti. Volevo ricordarvi che questo video che sto facendo è un video spoiler su una recensione, chiamiamola così, su quello che mi è piaciuto e non mi è piaciuto di questo film Avenger Endgame che ho visto proprio ieri, primo maggio. Prima però di addentrarmi nel film, comunque nelle parti in cui secondo me hanno meritato e secondo me potevano farle meglio, vi racconto un piccolo aneddoto che mi è successo ieri. Ho comprato i biglietti questa volta online, solitamente non li compro mai online, vado direttamente al cinema, ma questa volta, visto l'eccezione del film, che è comunque un film epocale, ecco, ho pensato che fosse stato meglio comprare i biglietti online. Non lo faccio spesso e sono anche un po' imbranato. E ho comprato, ho visto prima di tutto, ho visto l'orario che mi interessava e mi interessava verso le 3 del pomeriggio. Così ho guardato Avenger Endgame e ho messo le 3 del pomeriggio. Il problema è che aveva una piccola sigla vicino Endgame, che adesso non vi dico, se no ovviamente mi prendete in giro da subito e dite ma che pirla, era così così, dopo ve la dico. Siete autorizzati anche a insultarmi sotto, perché è vero, questa volta ho fatto una cazzata, però dopo vi spiego che effettivamente si capiva poco. Insomma, prendo il biglietto Endgame con questa sigla vicino e sono tranquillo, compro i biglietti, stampo i biglietti e ieri andiamo a vederci il film verso le 3. In questo multisala che c'è nella mia zona, io abito a Pordenone, ci sono circa 40 minuti di pubblicità e ad un certo punto alle 3:40 inizia la prima scena, che io credevo fosse una sorta di pillola, perché solitamente i film della Marvel non iniziano proprio così a bruciapelo, e c'è la scena di Occhio di Falco che insegna a usare l'arco alla figlia. E c'è questa bella situazione felice di famiglia. Ma vedo che parlano in inglese, quindi lì per lì ho detto, vabbè, forse è una piccola pillola in inglese e poi arriverà l'italiano. Così non sto neanche lì troppo a preoccuparmi. E c'è la scena va via. Parte la seconda scena in cui si vede Tony Stark dentro la sua navicella e anche lì parla in inglese. Così prendo i biglietti, accendo il cellulare con la luce, guardo la sigla che c'era vicino, che era OV. Immaginate voi quello che mi è balzato per la testa in quel momento: original version. Allora, io potevo anche andarlo a vedere così, non avrei capito tutto, ma qualcosa avrei capito. Però mio figlio era disperato, perché a 13 anni giustamente non è che è un genio dell'inglese, lo sa, ma insomma non è ferratissimo, e quindi ho dovuto, sembrava quasi un incubo, ho detto ho preso dei biglietti con l'original version e mi sembrava appunto quasi di vivere un incubo strano, perché mio figlio era tutto preoccupato, in parte a me c'era una persona, mi avvicino e gli dico scusi, è tutto in inglese, e questa si gira e con faccia da americana mi dice what? Pensate voi che cosa ho pensato in quel momento. Mi giro nella platea e vedo che effettivamente i posti non erano occupati quasi da nessuno, ci saranno stati in sala circa 15 persone, e così ho dovuto schizzare fuori, andare giù in biglietteria e chiedere cortesemente che mi cambiassero i biglietti.
Fortunatamente il cinema multisala in cui io vado solitamente, che è Luci Cinemas, ha chiamato il direttore e insomma alla fine siamo riusciti a cambiarli. Lo spettacolo in italiano sarebbe incominciato dopo altri 40 minuti alle 3, no, sarebbe cominciato subito. Quindi siamo stati fortunati a trovare i posti e tutto, magari peggiori di quelli di prima, perché prima avevamo preso file VIP, cioè quindi posti centrali con sedie in pelle, figata e quant'altro. Non abbiamo neanche pagato tantissimo, 8 euro a testa, però eravamo gasatissimi, ok? Niente, alla fine ci hanno dato dei posti un po' più avanti, un po' laterali, ma non importa, siamo comunque entrati a vedere il film. Quindi grande spavento, ma alla fine dai, tutto si è risolto, siete autorizzati a mandarmi in quel paese. Ok, ora il film è stato fenomenale dal mio punto di vista. Infinity War non mi è piaciuto tantissimissimo, mi è piaciuto moltissimo, ma non come mi aspettavo io. Ovviamente poi c'è l'ansia del finale che dovrà arrivare dopo tot mesi, e ieri è giunto quel momento. Mi è piaciuto molto Endgame per l'originalità che ci hanno messo all'interno del film. È stato anche abbastanza commovente in alcune parti, tipo quella di Tony Stark che incontra suo padre e la scena in cui lui si sacrifica appunto per salvare l'universo. Andando diciamo in maniera graduale, mi è piaciuto moltissimo vedere Hulk umanizzato, anche se lì per lì era un po' strano, però era simpatica l'idea e anche abbastanza originale di creare questo Hulk mischiato tra il personaggio vero e il Hulk rabbioso, e quindi aver fatto in modo che il Bruce Banner fosse riuscito a mettere a punto la sua creazione controllando appunto la rabbia. Quindi era molto, molto simpatico dal mio punto di vista. Potrebbe non essere piaciuto a qualcuno, ma a me non è dispiaciuto. Non mi è piaciuto tantissimo la figura di Thor, anche se simpaticissima, perché con questa panza stile appunto Grande Lebowski, come viene citato anche nel film da Tony Stark, non mi è piaciuta tantissimo, ma comunque ci stava, soprattutto perché io credevo che Thor, essendo un dio, poi alla fine sarebbe approdato appunto in questa guerra finale come un grande paladino, tutto pieno di luci attorno a lui, di lampi scintillanti. Invece, vabbè, lui è rimasto così com'era, però ha fatto il suo e ha dato manforte a tutti gli altri eroi che c'erano all'interno. Una figata è stato quando praticamente... Allora, non mi è piaciuto moltissimo, ecco, la scena in cui torna Ant-Man nel film, perché è stato tutto risolto in maniera un po' così superficiale, secondo me, cioè questo topolino che cammina su questo furgone dove all'interno c'è la macchina del mondo quantico. Cioè c'è questo topo che cammina e preme qualche pulsante a caso e parte la macchina e lui torna fuori. Ma la figura di Ant-Man comunque sia è fenomenale, a me piace tantissimo, come personaggio, come supereroe, come simpatia, e ci voleva veramente quel personaggio, perché era la chiave un pochettino del tutto. Ma la chiave di svolta è anche stata la scena in cui Hulk va a riprendersi la gemma dell'infinito dallo stregone di Doctor Strange, che adesso non ricordo il suo nome, dove lui praticamente cerca di convincerla, ma alla fine, dicendo quella frase, guarda che Doctor Strange l'ha dato, guarda che la pietra del tempo è stata data direttamente da Doctor Strange a Thanos, ecco, quella è la parte fondamentale del film, in cui fa capire allo stregone, che già sapeva che sarebbe arrivato Doctor Strange, anche se 5 anni prima non c'era, un bel casino, è ingarbugliato,
gli conferisce, quindi gli dà questa pietra direttamente nelle mani di Hulk, fidandosi ciecamente di lui, perché se l'ha fatto Dottor Strange dandogliela a Thanos, figuriamoci se non si sarebbe stato un lieto fine. Molto belle le ambientazioni, molto bello il 3D che hanno realizzato, mi è piaciuto molto perché sono riusciti a ringiovanire il dottore di Ant-Man, scusate non mi viene in mente il nome, Michael Douglas, sì. Mi è piaciuto tantissimo la parte, come hanno realizzato il 3D, soprattutto mi è piaciuto tecnicamente come sono riusciti a ingrassare Thor, a dimagrire Iron Man. Nella navicella si vedeva appunto che era abbastanza magro, che era abbastanza maciato, e poi a ringiovanire Michael Douglas, questa è una cosa molto carina. Anche io non credo che siano trucchi visi, cioè credo che siano 3D, credo che siano qualcosa che riguarda l'intervento facciale, ma a livello 3D. Infatti ci sono dei link che vorrei segnalarvi magari qui sopra, di un video che mi ha segnalato un amico, dove si vede Obama che parla gli viene fatto dire quello che vuole lui con dei programmi 3D. È un'immagine di lui, non è un 3D, in realtà gli fanno muovere la faccia probabilmente con dei software particolari. Quindi oltre al fatto che c'è da rabbrividire a questa cosa qui, è interessante come hanno utilizzato, secondo me, questo tipo di software, questi tipi di meccanicismi per poter creare poi quello che volevano loro. Qualcosa che mi ha stupito davvero è stato quando Capitan America ha preso in mano il martello, e lì siamo rimasti tutti un po' basiti, perché sono in scene di Avengers, se non sbaglio il 2 o l'1, era solo Thor che poteva prendere il suo martello, perché effettivamente solo un dio poteva così alzare quel, ma probabilmente lui è stato talmente bravo e talmente degno che la regia ha voluto dargli in mano quest'arma per poterla scagliare contro Thanos. È incredibile che Thanos riesce anche a spaccargli lo scudo in vibranio, che poi dopo si vedrà è perfetto, perché dopo nella storia Capitan America si offrirà di ritornare indietro nel tempo per rimettere a posto le varie gemme, e sarà lui stesso a decidere di restare nel passato per vivere una vita normale con la sua vecchia amata. Infatti ritornerà poi anziano nello stesso posto dove è stato lanciato per rimettere a posto le gemme, e appunto lì ci sarà questo scambio di conversazione con Falcon, che gli verrà donato poi lo scudo di Capitan America. Chissà se rivedremo Falcon nelle vesti di Capitan America, o comunque un Falcon a me con vesti di Capitan America, chissà, molto figo come idea. L'unico film che io non ho visto bene della saga dell'infinito è stato Thor Ragnarok, che l'ho visto veramente poco, anzi a pezzi, forse niente, non mi ricordo sinceramente. non l'ho visto proprio Thor Ragnarok, ma mi hanno raccontato alcune scene, quindi vabbè, è andata così. Molto bello comunque secondo me tutto il fatto di riuscire a interlacciare tutti questi film in un unico film finale. Veramente incredibile, soprattutto dal punto di vista della regia. E per chi non avesse visto Capitan Marvel, per chi l'avesse visto, anzi scusate, perché questo è un video spoiler ed è un video fatto a braccio, non ho nulla di preparato, nulla, volevo solo fare una recensione veloce e farvi vedere anche poi alla fine un paio di video che ho realizzato per i vari personaggi che ho qui dietro. Vedete, qui c'ho Iron Man, l'ho realizzato qualche tempo fa, qui c'ho Spider-Man, ok, qui c'ho Capitan Marvel, ok,
ancora con i capelli lunghi, perché poi ho visto che su Endgame cambia pettinatura. Con quella pettinatura lì la fanno un po' ragioniera, sinceramente. Preferivo la pettinatura con i capelli lunghi. Mi è dispiaciuto un casino che sia morta Vedova Nera. Mi è dispiaciuto che morisse Iron Man, perché comunque era un personaggio eccezionale, però l'hanno fatto morire da eroe, perché era l'unico eroe della saga, secondo me, visto che era stato graziato dallo schiocco di dita del iniziale di Thanos, facendogli restare moglie e anche figlia con lui, anzi la moglie, perché la figlia forse non era ancora nata quella volta. Prima, dopo i 5 anni, sono passati 5 anni, lui aveva la figlia, sì, ok, quindi era l'unico sicuramente a perdere qualcosa di importante, anche perché Occhio di Falco aveva perso completamente la famiglia, quindi combatteva per vendicarsi. Una cosa che non ho capito assolutamente è il funzionamento del guanto dell'infinito, perché nel momento in cui ce l'aveva Thanos e ha schioccato le dita, sono morti mezzo universo praticamente. Nel momento in cui l'ha indossato Hulk e ha schioccato le dita, sono ritornati tutti quelli che sono stati uccisi dopo lo schiocco di Thanos. Ma quando la indossa Iron Man, schioccando le dita, uccide tutti i cattivi. Allora, non mi torna il funzionamento. Questo sto dicendo perché è una questione logica, nel senso, cioè, se io faccio così per uno strumento, quello fa sempre la stessa cosa. Invece il guanto sembrerebbe agire in funzione di quello che si vuole in quel momento, quindi non è solo il guanto ma è anche la testa, o è il guanto è collegato alla testa, cioè uno vuole immensamente un qualcosa e facendo così il qualcosa si realizza. Questa è una mia deduzione, non lo so se è così, magari scrivetemelo nei commenti e vediamo che cosa salta fuori. Credo, ma fermamente, che sia così. Altre cose che di questo film, vediamo un po'. Il Thanos all'inizio è stato simpatico, perché Thanos in veste da contadino, preso alla sprovvista dagli Avenger, viene massacrato di botte, poi gli viene mozzata la testa da Thor. E lì per lì ho detto, bene, arrivederci, finito il film, ci vediamo, arrivederci, grazie. Però l'idea del viaggio nel passato e nel futuro è stata veramente una cosa carina, perché poi io sono anche un fan di Ritorno al Futuro e tutto quello che era legato a tutti i film legati al tempo. Mi è sempre piaciuto. Sarà che anch'io nel mio mestiere di disegnatore sono molto legato al tempo, alla velocità e a tutte queste cose qui. Quindi molto, e secondo me in futuro questa cosa della macchina del tempo, della macchina quantica, ritornerà sui prossimi film Avenger. Se non sbaglio, ma non è uno spoiler, non credo che sia uno spoiler, però lo dico, ci sono vari siti internet che spiegano le varie saghe a fumetti già uscite in America, in Italia, ovunque, dove appunto ci sono dei personaggi che viaggiano nel tempo per distruggere i mondi. Quindi secondo me ritornerà moltissimo questa idea. Inoltre io volevo lanciarvi volevo che lo scriviate nei commenti. Secondo voi, dopo Avenger Endgame, cosa ci sarà? Chi sarà il cattivone da uccidere? Perché sicuramente ci sarà un cattivone da uccidere. Chi sarà quello che nelle prossime saghe probabilmente darà filo da torcere agli Avenger o ad altri supereroi che magari entreranno nella saga? Io la butto lì. C'è sicuramente un personaggio che è stato già visto nel film di Doctor Strange, che è Dormammo, ma non so, che quello lì veramente è potente. Poi c'è Galactus, se non sbaglio, che è un altro enorme entità che si ciba di questi
di questi pianeti per poter sopravvivere. E poi chi sarà? Boh, non si sa. Datemi qualche info anche voi qui sotto, secondo voi, che come potrebbe svilupparsi la prossima saga degli Avengers, la prossima saga dei supereroi, o come vorreste che si sviluppasse, chi vorreste vedere apparire nei prossimi film o dedicare dei film per questi personaggi. Ultima cosa, prima di salutarvi, ho trovato interessante che Thor si unisse alla banda animati di Guardiani della Galassia, quindi molto molto figo, visto che anche lui è diventato un po' scellerato e un po' stramboide. Mi è piaciuta molto questa idea di che lui si unisse, come, anche se appunto cozzava un po' con la figura dell'altro capitano che appunto voleva il dominio, visto che la nave era sua. Bene, io vi lascio, è stato proprio bello questo film, mi è piaciuto davvero tanto, anzi sono andato a dormire che stanotte mi sono sognato solo supereroi e combattimenti. Sarà che io sono veramente fanatico di supereroi, mi piacciono tantissimo e spero di disegnarne ancora per il mio piacere. Però adesso vi lascio con l'omaggio a Iron Man, che è giusto e doveroso farlo, e poi vi lascio i video che ho già fatto, degli altri video che li potete trovare poi alla fine, così per voi, insomma, per darvi un piccolo intrattenimento. Vi ringrazio e vi saluto e alla prossima volta, ciao!